potete capire l'emozione di avere Noemi qui accanto a me e sentirla cantare dal vivo mentre ascoltiamo in cuffia la canzone. Molto, molto bella come emozione. Noemi, sono pronta per parlare. Abbiamo fatto, insomma, ho fatto i compitini a casa. Grazie per esserti informata, caspita. Ecco, sono pronta per parlare di questo album Cuore d'Artista che è uscito proprio il 12 febbraio. Sì. E in questi giorni appunto stiamo ascoltando il tuo nuovo singolo, tra l'altro è un album ricco di amici che sono stati vicini a te. Di collaborazioni, beh, a partire da Gaetano Curreri, sì, che insieme a me ha curato la produzione artistica. Celso Valli, che sì, è il produttore musicale, poi ci sono Giuliano San Giorgi, Marco Masini, sì, Ivano Fossati. Tra l'altro, appunto, ha scritto una canzone dalla quale, insomma, prende il titolo. Prende l'album. Il titolo l'album, sì, bravissima. Hai capito? Si chiama Idealista perché... Sì. Sì, si chiama Cuore d'Artista, scusate, sono confusa. Perché nella canzone Idealista inizia proprio così l'incipit, no? Mio cuore d'artista. Ed è una frase che mi piace perché esemplifica molto come ho fatto, come avevo partecipato. Perché anche quello che ti appartiene, insomma, bisogna fare nella vita ciò che uno sa fare, quello che uno ama, sì, sì. Poi c'è con grande passione, con dedizione, ma anche condividendo, capito? Anche il fatto di chiamare tutti questi artisti bravissimi che hanno partecipato sia alla stesura dei testi, ma anche insieme a me, insomma, si è lavorato duro. Mi piaceva per far capire che in musica l'unione fa la forza. Poi è come una cena, diciamo, questo disco, una cena con amici. Ognuno porta qualcosa. Sì, sì, bravo. Tu cosa porti? Generalmente il dolce. Io in genere porto da bere. Hai capito, Noemi? Ma quest'aria da brava ragazza sotto molto sotto. Brava. Poi. Vabbè, no, dai, lo sai, poi divertimento ci sta, sempre in maniera moderata, certo, insomma. Però perché no, un po' di felicicore ci sta assolutamente. E a proposito di questo, tu hai portato la tua verve, il tuo modo anche di saper scrivere molto bene, signorina. Grazie. La canzone appunto I Love You che è scritta, sì, da te. Sì, ho scritto il testo ed è stato molto bello perché mi sono molto divertita e a me piace scrivere, però sai, ero in grande compagnia, quindi certo, le canzoni erano belle anche molto le loro, e era come Ringo Starr nei Beatles, scriveva, ecco, pure lui, però diciamo che le sue canzoni le appiccicavano sul frigo, poi però erano grandi successi. No, certo, quello sì. Mi parlavi prima di Gaetano Curreri, appunto, che è stato il produttore artistico, il coproduttore, sì, certo, il coproduttore, giusto? Sì, coproduttore artistico, beh, è stato una grande... diciamo, un rapporto, a parte appunto essere un rapporto lavorativo, voi siete amici comunque? Beh, sì, assolutamente. Beh, è come, sai, una macchina, un pianoforte guidato, suonato a quattro mani. È un, sì, è stato un copilota incredibile. Beh, è bello, anche perché io con Gaetano ho la sensibilità. Bellissimo, ragazzi. Ma cosa bella, lo sai, cos'è, Noemi? Che io sono in questa radio, la più indisciplinata, quella che fa padre, sempre, l'alunna non modello, l'ho fatto solo per te, quindi mi posso liberare pure io. Sì, fare... bravissima, bellissima. Secondo me, guarda, non c'è problema. Io purtroppo negli errori sono cintura nera. Cioè, mi faccio delle gambe, mi guarda male, malissimo. No. Parlavamo del rapporto appunto con Gaetano Curreri, tra l'altro appunto eravate insieme a Sanremo. Certo. Com'è, cioè, stato brindare per la loro vittoria? È stato bellissimo, anche perché il pezzo, il loro pezzo è molto molto bello e tifavo anche io tanto per loro. Sono stata strafelice che lui abbia vinto perché mi sembrava anche un bel riconoscimento. Gli Estadio hanno scritto dei pezzi fantastici che rimarranno nella storia della, sì, musica, e quindi mi sembrava un premio giusto, ecco. E anche a proposito, perché mi ricordavo Gaetano quando mi diceva no, ma io non ci voglio andare a Sanremo, e invece ha vinto, hai capito? Bravissima. A proposito di Gaetano, a proposito degli Stadio, io ho letto che tu hai inciso il disco a Bologna. Sì. Tra l'altro ti hanno aiutato anche i suonatori dell'orchestra di Bologna, giusto? Sì, praticamente ci sono delle parti di archi e di orchestra molto belle, anche in un pezzo come Fammi respirare dai tuoi occhi, sì, che abbiamo inciso in Phonoprint, che è uno studio storico dove hanno registrato Lucio Dalla, Vasco Rossi tantissimo, Luca Carboni, Ron, tutti gli artisti bolognese di un certo, di un certo tipo, e anche perché Celso Valli, che è un produttore fortissimo di Bologna, ha inciso di tantissime cose.
cose come Eros Ramazzotti, dischi che mi ricordo, tipo Più bella cosa, ecco, penso che l'abbiano inciso là. E quindi abbiamo chiamato l'Orchestra Comunale di Bologna per partecipare, tra l'altro è un'orchestra molto, molto giovane e piena di talenti. È piena di vino a Bologna. È piena di vino, sì, cioè addirittura pensa all'Osteria del Sole, sì, che tu ti porti da mangiare e loro ti vendono il vino, e assolutamente non l'acqua, solo vino. Bellissimo. E c'è lì da 500 anni, mi pare, c'è l'Osteria del Sole. E mi immagino la sera, dopo insomma le prove e tutto, andavate a mangiare. Assolutamente. Ci portavamo il panino, la pizza, e poi si brindava all'Osteria del Sole. E allora stasera dobbiamo andare a bere anche qui a Catania. Assolutamente. Va bene, adesso decidiamo dove andremo stasera con Noemi. Nel frattempo ascoltiamo il nuovo singolo Fammi respirare i tuoi occhi, che tra l'altro è una grande collaborazione con Giulianone San Giorgio. Giulianone, ascoltiamo.